Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Rodolfo Laganà, il grande successo nella comicità ma anche la grande tragedia che ha vissuto. Ne ha parlato durante un'intervista. Il mondo del cinema italiano ha una tradizione molto importante di film legati al genere comico. Nel corso della sua storia, infatti, la cinematografia nostrana ha avuto la possibilità di sfornare tantissime pellicole dedicate proprio a strappare una risata al pubblico. Non sempre facile, sia chiaro, ma per alcuni maestri questo è diventata una mission da perseguire per tutta la carriera. E così si pensi ai cinepanettoni, quello che hanno visto Massimo Boldi e Christian De Sica assolutamente sulla cresta dell'onda. Per non dimenticare anche un altro maestro che purtroppo non c'è più, ovvero quel Gigi Proietti che è stato di sicuro uno dei principali promotori della comicità italiana al cinema, ma anche in teatro e sul piccolo schermo. Rodolfo Laganà, appunto, tra quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare proprio con un maestro come Gigi Proietti, Rodolfo Laganà è di sicuro tra i personaggi più importanti. Attore di assoluto spessore. Interprete che proprio in alcune pellicole è riuscito a dare il meglio di sé anche lavorando al fianco di altri mostri sacri della comicità come, appunto, Proietti. La verità è che Rodolfo ha cominciato la sua carriera proprio nella scuola teatrale di Gigi, mostrando dunque fin dall'inizio un amore viscerale per questo personaggio. Un'altra delle peculiarità della carriera di Rodolfo è stata anche l'aver creato il gruppo comico La Zavorra. Insieme agli altri colleghi Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, Giorgio Tirabassi e Patrizia Loreti, hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive. Tra queste ricordiamo ovviamente il varietà di Rai Unal Paradise, che aveva come principali autori Antonello Falqui e Michele Guardì. Un'avventura lavorativa molto interessante, che andrà a fine nel 1984. Rodolfo Laganà, la lotta contro la terribile malattia. Rodolfo Laganà. Quella di Laganà è stata di sicuro una carriera con tantissime soddisfazioni, momenti di gioia per aver avuto la possibilità di condividere palco o cinepresa con altri importanti personaggi della comicità italiana. Non sono mancati, però, anche momenti di grandissima difficoltà. In molti forse non lo sanno, ma Rodolfo ha cominciato ormai da tempo una battaglia contro una terribile malattia, la sclerosi multipla. Così lo stesso attore ne ha parlato nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2016, quando Rodolfo ha raccontato anche delle difficoltà vissute quando ha appreso la notizia. Inizialmente non ho reagito molto bene, ho fatto un grande errore, mi sono chiuso. È una cosa che rischia di portarti in uno stato depressivo, ma invece io ho continuato a fare il mio mestiere, vivendolo con serenità, le parole di Rodolfo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.